Avvocato Bettiol, un altro argomento che è all'ordine del giorno e penso lo sarà ancora per un po' di tempo è quello delle intercettazioni. Intercettazioni sì, intercettazioni no, se sì con quali limiti, se no perché. Ci dà un po' un suo parere, logicamente giuridico ma anche politico in questo caso, no? Sì, beh, le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova, un mezzo molto utile e importante. Ci sono dei limiti alle intercettazioni, cioè devono sussistere determinati reati e determinati presupposti. Però, diciamo così, sono indispensabili, insomma, ecco, c'è un problema del conflitto con la privatezza, ma non è che la privatezza possa essere uno strumento per garantire l'impunità. Secondo me il vero problema non sta tanto nelle intercettazioni, salvo i casi in cui vi sia un evidente abuso o una inutilità manifesta. E nel problema delle pubblicazioni. Per la verità era già intervenuta una legge che impone dei limiti a queste pubblicazioni. Ecco. Dei contenuti delle intercettazioni, no? Io direi che in realtà l'unico problema può essere quello di fare una legge che dica che le intercettazioni non si pubblicano, buonanotte, insomma. Parte dovrebbero essere comunque riservate per definizione, dovrebbero essere nelle mani di Vabbè, sì, poi. provengono. Ecco, il problema parallelo che spesso si agita, io sono giornalista, quindi io sono idealmente favorevole alle intercettazioni per il rispetto dell'informazione del pubblico, chiaramente con il limite che se quell'intercettazione abbia un valore pubblico. Però spesso succede, e quindi parlo anche male tra virgolette della mia categoria, perché spesso vengono pubblicati stracci di intercettazioni che non hanno a che vedere con l'indagato spesso, ma hanno a che vedere o con fatti privati dell'indagato che non hanno una rilevanza giuridica, oppure addirittura hanno a che vedere con fatti che vengono poi da intercettazioni di terzi che non sono né indagati né sono coinvolti in indagini per cui è stata disposta l'indagine, è stata disposta l'intercettazione. Ecco, questo mi sembra una cosa, penso anche deontologicamente per noi giornalisti, non ideale, e penso che sia anche perseguibile per legge, immagino. Sì, ma questo è il problema, insomma, cioè non va confuso il problema delle intercettazioni con il problema della pubblicazione delle intercettazioni, lì sta il problema. A mio avviso si potrebbe arrivare anche a una legislazione drastica che dica le intercettazioni non si pubblicano, punto e Ecco. basta. Io le porto quella che è la posizione dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, che in questo caso condivido, cioè io sono contro professionalmente la pubblicazione di parti di intercettazioni che non riguardino l'elemento specifico, il motivo specifico per cui sono state disposte, e sono contro la pubblicazione di intercettazioni di terzi non coinvolti in indagini, che magari, di cui magari vengono svelate faccende personali, vite private e così via. La pubblicazione dell'intercettazione per la parte per cui è stata esposta, noi giornalisti la riteniamo fondamentale nel momento in cui ne veniamo in possesso, perché abbiamo anche il dovere deontologico di informare l'opinione pubblica di quello che avviene su fatti che abbiano una rilevanza pubblica. Quindi, però qui lo esprimo il mio parere da giornalista, e qui sono d'accordo con l'ordine, l'intercettazione con i limiti di cui si parlava prima dovrebbe essere, quando in qualche modo recuperata, dovrebbe essere pubblicabile e non perseguibile in quanto tale. A meno che non sia di ostacolo al passo successivo alla giustizia, chiaramente. No, vabbè, è ragionevole questa sua idea. Il problema è poi però l'attuazione in concreto, cioè, perché poi sì, si dice le limitiamo solo ai soggetti indagati, diciamo così, Già quello potrebbe essere un ai passo, no? presunti responsabili e via dicendo. Ma il problema è che dopo però bisogna osservare le leggi, se dopo mi esce la pubblicazione Ci devo invece uscire. che riguarda terzi e via dicendo, ecco, quindi lì forse o si prevedono pene ultra severe, ma non
ma ormai pene ultra severe non ce ne sono più, perché fino a 4 anni no, vengono anche date le pene severe, però non vengono applicate, vabbè, questo è un altro discorso. Si sta in casa, si sta in casa, però con la libertà di uscire 4 ore al giorno e via dicendo, ma ecco, per cui... Diciamo che l'argomento è realmente complesso, nel senso che l'intercettazione sono comunque, diceva lei, uno strumento indispensabile per una certa tipologia di indagini. Chiaramente l'uso che poi ne viene fatto pubblico, quello secondo me sarebbe opportuno andare ad approfondire. No, lì bisogna sì approfondirlo, insomma, ecco. Cioè vedete dove finisce il diritto di informazione e dove comincia... Il rispetto della privacy, no? La privacy, insomma, delle persone, insomma, ecco, questo è lei dice è difficile andare a misurare, no? Probabilmente, ma regolamentare. Ma più che andare a misurare, per carità, si può anche misurare, ma il problema è che dopo rispettare, sono molto scettico. Vabbè, vedremo come evolve la situazione e magari la ricommenteremo. Grazie.